I quartieri di Trento, siamo alla Bolgera, zona urbana e di servizi sviluppatasi a sud di Trento e conosciuta per gli impianti sportivi e l'ospedale cittadino. Negli anni il quartiere ha visto implementare servizi e costruzioni, seguendo un doppio binario. Da un lato è rimasto un piccolo sobborgo residenziale, dall'altro si è trasformato in un collettore di interessi e necessità cittadine. A completare il racconto poi una breve incursione nel Parco di Goccia d'Oro, autentico gioiello di verde a disposizione di chi attraversa questa caratteristica area, nel tempo libero o per praticare sport. Benvenuti ad una nuova puntata dei quartieri di Trento. Oggi vi parliamo della Bolgera, un quartiere che è l'emblema della mutazione del paesaggio urbano. Un quartiere che è residenziale, ma non solo. Un quartiere di servizi, ma non solo. E infine vi porteremo a conoscere il suo polmone verde, che lo rende un gioiello incastonato all'interno della città di Trento. Per parlare dell'aspetto urbanistico e architettonico del quartiere La Bolgera incontriamo l'architetto Alessandro Franceschini, un ospite che noi già conosciamo. Buongiorno Alessandro. Buongiorno Silvia. Dunque, un quartiere che ha degli aspetti che noi consideriamo storicizzati, una volta però erano una novità. Sì, il quartiere La Bolgera è un quartiere dotato di una identità molto forte, è molto riconoscibile all'interno del panorama della città di Trento. Anzitutto è interessante osservare i caratteri geografici, no? Il quartiere è collocato tra il torrente Fersina, le pendici della collina di Trento e l'antica strada che portava verso il Passo della Fricca. Ecco, all'interno di questo triangolo, nel dopoguerra, la città trova uno spazio per espandersi, ma si espande in maniera diversa rispetto a quanto era avvenuto precedentemente. Non più quartieri popolari, non più grandi oggetti urbani, ma casette singole che, diciamo, cercano di dare spazio, respiro anche alla nuova nascente borghesia. Ecco, la città di Trento del dopoguerra è una città molto orgogliosa che sta cercando spazio anche nella propria dimensione, potremmo chiamarla di ricchezza, no? Di nuovo benessere ritrovato. Quindi è un quartiere che per la prima volta viene pianificato grazie a sovrapposizioni, diciamo, di lottizzazioni, e all'interno di questo quartiere lavorano anche gran parte dei maggiori architetti dell'epoca. Quindi abbiamo una serie di villette singole sparse nel territorio che portano delle firme prestigiose. E la cosa da notare è che questo patrimonio architettonico è messo un po' in discussione adesso, perché le pressioni del mercato sono molto forti e spesso vengono sostituiti per far spazio a anonimi condomini. Le abitazioni hanno cominciato a cambiare con l'arrivo dell'ospedale che vedete alle mie spalle. Poi sono arrivati i panifici, i supermercati, le banche, i parcheggi, ogni sorta di servizio per il quartiere. E un po' alla volta la Bolgera è cresciuta. Nasce così un quartiere residenziale, anche se pur sempre di periferia. E accanto alle casette basse, alle villette circondate da verde e da giardini, si affiancano palazzi più grandi, nati appunto per sostenere gli addetti impiegati nella struttura ospedaliera. E ai residenti di un tempo si affiancano quindi nuovi lavoratori, medici, infermieri, tutto il personale a servizio della struttura ospedaliera del Santa Chiara. Luoghi ideali per garantire la piena operatività dell'ospedale. E così le grandi ville sono divenute villette a schiera. Pensate che qui, come dice il luogo comune, una volta era tutta campagna. La progettazione e la costruzione del nuovo ospedale del Trentino metterà in crisi questa parte della città, perché negli anni 60 è arrivato questo grande oggetto architettonico, tra l'altro anche di grande qualità architettonica, firmato da Carlo Keller, il progettista, che di fatto ha snaturato un po' l'identità del nascente quartiere giardino, facendo diventare un luogo, diciamo, di forte attrazione di traffico. Ecco, però la caduta, diciamo, di questo servizio
servizio che avverrà nei prossimi decenni porrà un grande tema urbanistico, architettonico: che cosa fare del vecchio ospedale Santa Chiara? Una grande volumetria che non potrà essere totalmente abbattuta, ma che dovrà essere riconvertita anche per garantire quella capacità di attrazione che ha fatto sì che quella parte di quartiere viva, diciamo, su un grande oggetto che attrae traffico e interesse. E quindi io mi vedo non solo residenze per anziani più o meno autosufficienti, ma anche luoghi, diciamo, dedicati ai giovani, un incubatore creativo che possa dare sfogo, diciamo, alla creatività che è presente nella nostra popolazione. Un quartiere vocato allo sport. Da queste parti è possibile praticare tante discipline sportive, dal basket a tutti gli sport acquatici. Oggi però vogliamo parlare di una disciplina molto spettacolare, ovvero i tuffi. Andiamo all'impianto natatorio della Bolghera, la piscina Manazzon, conosciuta da tutti i trentini come piscina Fogazzaro. E qui incontriamo l'allenatrice di Francesca Dalla Pè, che è stata medaglia olimpica alle Olimpiadi, Giuliana Aur. Buongiorno Giuliana. Buongiorno. Insieme a mamma Saverio, Giuliana, possiamo dire che la storia dei tuffi trentini è nata qui, anche per merito vostro. Esatto, la piscina è stata costruita negli anni 60 e io ero appena nata, e quindi l'allenatrice era mia mamma, che ha cominciato prima con alcuni tuffatori, con la famiglia Chianese e gli altri, e poi piano piano sono nata io come tuffatrice e ho portato avanti la storia dei tuffi a Trento. Su questi trampolini, Giuliana, sono passate intere generazioni di trentini, tanto che all'esterno si arrivava quasi a tuffarsi dai 10 metri. Certo, nel 64 hanno fatto la piscina scoperta e avevano costruito le piattaforme da 5 da 10 metri, che poi per motivi sia di sicurezza sia, insomma, non erano molto valide le strutture e hanno dovuto abbatterle. E avevano detto che le rifacevano, però purtroppo non l'hanno rifatte, quindi è rimasto fuori un trampolino da un metro, un trampolino da tre. Giuliana, sappiamo che questo è un momento particolarmente difficile, a maggior ragione tenete duro. Bisogna tenere duro e soprattutto cercare sempre di incentivare i bambini a fare lo sport, perché sia i tuffi che il nuoto, che tutti gli sport natatori, insomma, fanno bene a questi bambini. Siamo con Francesca Dalla Pè adesso, medaglia d'argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro nei tuffi sincronizzati. Francesca, sportivamente parlando, è nata in questa piscina. Tu che conosci questa piscina fin da quando eri ragazzina, hai qualche aneddoto simpatico tra queste corsie, su questi trampolini da raccontarci? Ah, mi ricordo che ho iniziato, che avevo circa 6-7 anni, e mi ricordo appunto che entravo e mi chiedevano: ma tu chi sei? Io rispondevo: sono un atleta, là, perché atleta non riuscivo ancora a dirlo bene, e ho iniziato che non sapevo nuotare e da qua poi è nato tutto. Non sapeva nuotare, però ha imparato a volare, perché i tuffi sono veramente la disciplina tra le più spettacolari. Sei uno specialista del trampolino. Quali sono stati i tuoi risultati più importanti in questi anni? Ma sicuramente la medaglia di Rio alle Olimpiadi del 2016, poi due medaglie d'argento ai mondiali, una a Roma e una a Barcellona, e 8 medaglie d'oro agli europei consecutive. Come hai visto cambiare questo posto? Da quando ti allenavi, quando eri piccolina, ad adesso che naturalmente sei donna, sei mamma, sei atleta medagliata, come sono cambiati i bagnanti che entrano in questa piscina? Ma in realtà non è cambiato moltissimo, più o meno è rimasto sempre tutto uguale, anche la struttura dei trampolini è rimasta sempre la stessa, e quindi insomma aspettiamo anche con ansia il nuovo impianto. E adesso vi portiamo a conoscere il polmone verde di questo quartiere, un luogo ideale per praticare attività sportiva o anche solo per venire a rilassarsi. E dato il contesto che abbiamo tutto attorno, non è cosa da poco. Sì.
Siamo al Parco Goccia d'Oro di Trento e per fare fede al binomio fra natura e cultura mi è venuto in mente di chiedere all'antropologo Annibale Salsa che cosa vuol dire far parte di una piccola comunità come può essere quella di un quartiere. Buongiorno Annibale. Sì, buongiorno. La domanda che volevo farle è questa. Un quartiere, una piccola comunità e i suoi servizi, come sono integrati? Un quartiere è una piccola comunità che in qualche modo riproduce il modello delle piccole comunità rurali. Ovviamente con le differenze che sappiamo bene, ma non c'è dubbio che anche qui c'è una ricerca di qualità della vita. Un quartiere ha un'identità, nel senso che, come tutte le comunità, si differenzia da altri quartieri. Quindi l'identità è data sempre dalla differenza, dalla diversità. Nel momento in cui un quartiere ha delle caratteristiche particolari, esce da una visione rilevante e generalistica e omologante. Quindi, da questo punto di vista, i quartieri sono come tanti piccoli paesi, tante piccole comunità. Ecco. Questo è, diciamo, l'approccio antropologico che si rivela adeguato per uno studio dell'antropologia urbana, che rispetto all'antropologia rurale e all'antropologia vero, esotica, è, diciamo, soprattutto in Italia, accusa un certo ritardo, però credo che la città debba essere studiata anche dal punto di vista antropologico e etnografico. Grazie Annibale per il suo prezioso contributo. E adesso andiamo a conoscere un altro aspetto del quartiere La Bolgara. Da un punto di vista paesaggistico sono due gli elementi importanti che caratterizzano il quartiere La Bolgara ed in un certo senso ne delimitano anche i confini. Quali sono, architetto? Beh, il primo molto naturale è quello del torrente Fersina. Il torrente Fersina è un corso d'acqua molto particolare, nasce dalla cima della Val dei Mocheni, scende lambendo leggermente la Val Sugana per poi tuffarsi nella Val d'Adige ed è un torrente che ha un corso d'acqua, diciamo, pensile, cioè sopraelevato rispetto al piano di campagna. Questo perché? Perché il corso naturale del Fersina avrebbe un'altra, diciamo, direzione, cioè all'altezza della Busa, della città, gira verso nord-ovest per tuffarsi, diciamo, nell'Adige, all'altezza dell'attuale Piazza Duomo. Ecco, nel corso del tempo, su impulso del Principato Vescovile, man mano che la città cresceva, il fiume è stato spostato progressivamente verso sud per arrivare, diciamo, dal 1500 in avanti all'attuale conformazione che delimita di fatto il quartiere verso nord. Ecco, dal punto di vista paesaggistico il fiume è importante perché di fatto delinea le linee costruttive con cui è stato progettato e costruito il quartiere della Bolgara. Un altro segno importante è rappresentato dal viadotto ferroviario, no? Sì, il viadotto ferroviario è un oggetto molto interessante dal punto di vista paesaggistico. Dobbiamo tener conto che è stato costruito alla fine dell'Ottocento per consentire alla progettanda ferrovia che collegava Trento con Venezia di poter recuperare il dislivello di quota che separa la Val Sugana dalla Val d'Adige. Ecco, però gli ingegneri ferroviari di allora non si sono limitati a costruire un'infrastruttura, ma hanno progettato a tutti gli effetti un oggetto paesaggistico di grande rilievo. Pensiamo, sono 1200 metri di sviluppo, 123 arcate, 8 metri che separano un'arcata dall'altra. Quindi a tutti gli effetti un oggetto ingegneristico di alto pregio che ricorda un po' le ferrovie retiche, no? Oggi potremmo dire. Ecco, questo oggetto architettonico nel corso del tempo però è stato inglobato nel tessuto, per cui oggi non possiamo avere la percezione che potevano avere i nostri concittadini all'inizio del secolo, quando il viadotto attraversava di fatto la campagna con un grande impatto scenografico. Un incrocio all'interno dei tessuti urbani e anche all'interno della vegetazione che caratterizza questo quartiere. Sì, il viadotto attraversa impianti costruiti ma anche grandi spazi verdi e questa è un po' la cifra di questo quartiere, perché la grande dotazione di verde in un certo senso un po' preannuncia quali sono le urgenze del nostro tempo, quello cioè di costruire una città sempre più verde, una città che abbia a disposizione tante metrature per abitante di spazio verde e una città in cui, diciamo, la dimensione ecosistemica possa essere a tutti gli effetti una delle dimensioni urbane in cui si svolge la convivenza tra esseri viventi. Già alla fine degli anni 60 i Beatles cantavano All You Need Is Love. Tu
tutto ciò di cui c'è bisogno è l'amore, che è un po' la scritta che leggete alle mie spalle. E con questo messaggio vi vogliamo salutare, ricordandovi che raccontare un quartiere in fondo è un po' come raccontare un piccolo pezzetto di mondo.